A Cireale ha appaltati i lavori per il rifacimento del manto di asfalto in quattro strade, interessata pure la frazione di Aci Platani. Sisma di Santo Stefano, il commissario ha ricevuto il via libera, la proroga e intanto i terremotati preparano il sit-in e l'incontro con la presidente della regione. Accoglienza da Cireale domani, un incontro per costruire strade di pace promosso dal coordinamento Cireale per la pace. Ad Aci Catena sport e scuole insieme per aiutare i profughi ucraini. Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento. Avete sentito i titoli principali, ma all'interno di questo nostro telegiornale andremo a parlare anche di un finanziamento in arrivo ad Aci Catena di quasi 700.000 euro che servirà per la riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente. Parleremo anche del servizio civile ad Aci Reale, approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione. Si passa adesso alla fase dei colloqui. Per lo sport invece, calcio, Serie D in campo domani per il turno infrasettimanale. Nel basket invece colpo di mercato per l'AC Basket, che ha inguaiato la guardia lituana Simaitis dopo l'infortunio di Berzins. Parliamo in apertura di questo nostro telegiornale di rifacimento del manto stradale. Il comune di Aci Reale ha infatti appaltato interventi manutentivi su quattro strade, una di esse si trova nella frazione di Aci Platani. Manto d'asfalto ad Aci Reale, una situazione complessiva che si sta cercando di fronteggiare in tutti i modi, attuando così interventi a macchia di leopardo. La rete viaria comunale però è molto estesa, costituita da circa 1300 km, i fondi a disposizione del comune non sono certo cospicui, per cui sovente, specialmente dopo ogni pioggia, si va avanti con i rattoppi, quali però, in un manto usurato, riescono per lo più a durare solo lo spazio di un mattino. Appaltate quindi una serie di opere manutentive, partendo in tal modo dalla via delle Terme e via Lazzaretto, due degli ingressi alla città di Aci Reale, arterie percorse giornalmente, in un senso e nell'altro, da migliaia di mezzi. L'appalto così è andato ad un'impresa di Capizzi, in provincia di Messina, con la disponibilità di 125.000 euro, provenienti dal bilancio comunale. Prevista la scarificazione del tappetino e quindi il suo rifacimento, con il progetto redatto dall'architetto Anna Maria Liotta, che prevede anche la sagomatura dell'asfalto in maniera da consentire il deflusso delle acque piovane. In particolare questa esigenza è parecchio avvertita in via delle Terme, in quanto ad ogni pioggia di una certa consistenza il tracciato, vista anche la sua conformazione, diventa un fiume in piena. Un altro appalto riguarda ancora la manutenzione di via Cappelluzza, strada che si snoda nell'abitato della popolosa frazione di Aci Platani, e poi ancora un tratto del corso Savoia. Ad essere interessato in quest'ultimo caso è quello che si snoda dalla intersezione con Corso Italia fino a quella con via Monfalcone. Negli uffici dell'area tecnica comunale di via degli Ulivi si è proceduto all'esame delle offerte pervenute. A fronte, attraverso una procedura negoziata di 10 operatori invitati alla gara, uno solo di essi vi ha inteso prendervi parte. Con un ribasso pari a 7.315 millesimi, l'appalto è stato affidato ad un'impresa di Favara, in provincia di Agrigento, che eseguirà i lavori per un importo di quasi 34.000 euro. Per quanto riguarda via Cappelluzza, l'esigenza era stata evidenziata con una nota indirizzata al sindaco di Aci Reale, Stefano Lì, qualche settimana fa dal commissario cittadino del Movimento Sociale, Rosario Grasso. Una scossa di terremoto di magnitudo 4 della scala Richter è stata registrata questa mattina alle 3.48 al largo delle isole Eolie dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico avvenuto a notevole profondità, 421 km, non è stato avvertito dalla popolazione, non ha provocato alcun danno. Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri a Catania per
in debito utilizzo di carte o titoli idonei all'acquisto di beni. I militari dell'arma lo hanno fermato lungo il viale Mario Rapisardi. L'uomo armeggiava su una Toyota Yaris ferma accanto ad una pompa di benzina. All'interno del bagagliaio dell'auto sono stati trovati 4 bidoni pieni di carburante. A seguito di ulteriori accertamenti militari hanno scoperto che l'uomo, con delle card clonate intestate ad una società petrolifera, in poche ore avrebbe effettuato il prelevamento di gasolio per un corrispettivo totale di oltre 220 euro, che sarebbe stato poi verosimilmente rivenduto a terzi. L'uomo è stato rinchiuso al carcere catanese di Piazza Lanza. Maltrattamenti in famiglia: un 71enne è stato posto agli arresti domiciliari a Biancavilla per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le indagini, coordinate dalla pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo, che avrebbe ripetutamente sottoposto la moglie 62enne a violenze, ingiurie ed ogni tipo di vessazione nel corso del loro matrimonio, durato 42 anni circa. Parliamo adesso dell'omicidio che appone a Riposto. Il presunto mandante è stato condannato a 30 anni di reclusione, interdizione perpetua dei pubblici uffici, 3 anni di vigilanza dopo aver scontato la pena e risarcimento danni ai 3 familiari della vittima costituitasi parte civile. È la sentenza della GUP di Catania Simona Ragazzi nel processo celebrato con il rito abbreviato a Benedetto La Motta. Il giovane Dario Chiappone fu ucciso con numerose coltellate alla gola e al torace a Riposto la sera del 31 ottobre del 2016. Per il delitto sono già stati condannati in primo grado all'ergastolo Agatino Tuccio e a 23 anni Salvatore Di Mauro, esecutori materiali. È pendente davanti la Corte d'Assise di Catania il processo a Paolo Censabella e Antonino Marano, il cosiddetto killer delle carceri. Voltiamo pagina, parliamo di altro. Buone notizie per l'impianto sportivo polivalente di Aci Catena. Nell'ambito del progetto Sport e Periferie, infatti, in arrivo 696.000 euro per la riqualificazione. È ufficiale, il polivalente di Aci Catena sarà finalmente completato. Il progetto Sport e Periferie, redatto dal comune di Aci Catena 2 anni fa, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 696.000 euro. I lavori, lo ricordiamo, comprendono la copertura della gradinata centrale con tettoie in legno lamellare, l'installazione di un parco fotovoltaico da 15 kW, 60 pannelli in silicio che saranno disposti sulla copertura, il sistema di riscaldamento spogliatoio e sanitari con nuovi sistemi termici. Realizzato con i fondi residuali per l'impiantistica sportiva di Italia 90, il polivalente fu inaugurato oltre 15 anni fa. Da subito divenne casa da gioco della CR Aci Catena Calcio in D. La pista di atletica leggera, inoltre, fu tra le più utilizzate della provincia per le sedute di allenamento di atleti impegnati in gare nazionali e internazionali. Dopo una serie di criticità strutturali, il polivalente fu abbandonato. Adesso la buona notizia: ha tirato a lucido, l'impianto sarà destinato non solo ad iniziative sportive, così come ha spiegato ai nostri microfoni il sindaco di Aci Catena, Nello Oliveri. Finalmente una buona notizia. A seguito della graduatoria da parte del Ministero è pervenuta la notizia al Comune di Aci Catena di avere ammesso a finanziamento il progetto che riguarda il polivalente su bando Sport e Periferia per un importo di circa 700.000 euro. Finanziamento che ci permetterà di completare la tribuna coperta che mancava da quando è stata realizzata questa struttura, il potenziamento attraverso pannelli solari dell'energia elettrica e quindi per un fabbisogno di 15 kW, copertura della sala massaggi, della sala stampa, dei servizi igienici e quindi
un completamento di quella struttura che è nata povera, tra virgolette, e che è rimasta quasi sempre incompleta. Grazie a questo finanziamento la struttura sarà completata del tutto e sarà fruita dagli sportivi, ma dalla città in generale, perché quella è una struttura dove non si farà solo sport, ma si faranno anche altre attività, vede concerti, vede altro tipo di attività. Quindi sono veramente contento e soddisfatto, perché 2 anni fa, quando abbiamo affrontato e adottato questo progetto in giunta, l'abbiamo fatto perché quella era la misura, ma francamente non eravamo così speranzosi. Oggi, a distanza di 2 anni, veniamo premiati per quel tipo di attività. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Il diritto all'informazione e il dovere di darla sono l'essenza della democrazia ed un principio scolpito nella nostra Costituzione. Informare è un dovere. L'informazione è un diritto. Non uccidetela. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Promozione famiglia. Tatto marchio ottica e fotografia Oxo ad Acireale. Con l'acquisto di un occhiale con lenti antiriflesso ottieni 2 bonus. Promozione famiglia. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito 2 bonus. Tatto marchio ottica e fotografia Oxo ad Acireale in corso Italia 18 A e B. Promozione valida fino al 31 marzo 2022. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8:30, 20:30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Home Store c'è aria di primavera. Home Store, su 3 piani, un grandissimo assortimento. Linea home con nuovi meravigliosi arrivi di accessori per la casa, fiori, tendaggi, elementi di arredo. L'abbigliamento per la primavera estate, uomo, donna, bambino. Un grande assortimento di calzature. Un intero piano dedicato all'intimo e agli accessori. Una favolosa scelta di abiti per cerimonia per tutte le età ed eventi. Home Store ad Acireale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Ampio parcheggio. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself, get everything. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati.
parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di sisma di Santo Stefano. Domenica l'incontro a Pennisi, i terremotati preparano la protesta per i ritardi sulla corresponsione del CAS. La protesta parte da Pennisi, luogo simbolo del terremoto di Santo Stefano. Lamentando notevoli ritardi sulla corresponsione del contributo per l'autonoma sistemazione, il CAS, i terremotati si sono ritrovati in piazza la scorsa domenica e l'incontro non è servito solo per attenzionare il problema CAS, ma anche a far emergere una serie di problematiche sulla ricostruzione, legate per lo più alle sanatorie. E così, al termine di un lungo e a tratti animato dibattito, i terremotati hanno messo a punto una sorta di programma delle iniziative che si andranno a realizzare. Intanto verrà approntato un documento che riepiloga tutta la questione CAS, documento che sarà inviato al prefetto e per conoscenza al presidente della regione. Quanto alla protesta, si terrà un sit-in davanti la sede catanese della regione, dove poi una delegazione sarà ricevuta dal presidente per esporre le proprie richieste. Oltre al sit-in, verrà promossa anche una riunione generale dei terremotati con la presenza di sindaci e commissario per la ricostruzione. Commissario per la ricostruzione che proprio in queste ore avrebbe ricevuto il via libera dalla Corte dei Conti, che avrebbe finalmente firmato la proroga. All'incontro ha preso parte anche la deputata di Attiva Sicilia, Angela Foti. I ritardi per il CAS, afferma oggi in un comunicato la deputata regionale accese, sono dovuti ad una mancata firma a Roma e la situazione per i terremotati è divenuta insostenibile. Purtroppo, aggiunge, la ricostruzione è condizionata ancora una volta dalle lentezze della burocrazia. Nonostante le istituzioni locali, come sindaci e protezione civile regionale, abbiano da parecchi mesi già inviato la rendicontazione e tutti i documenti a supporto, a causa della mancanza di una firma nella ragioneria dello Stato, si registra un ritardo insostenibile che alimenta frustrazione e senso di umiliazione. Spiace dirlo, aggiunge e conclude la Foti, ma siamo alle solite. C'è uno Stato sordo che ritiene i terremotati della provincia di Catania dei cittadini di serie B. Solidarietà e accoglienza. Domani ad Acireale un incontro promosso dal Coordinamento Acireale per la Pace dal titolo Strade per la Pace, mirato alla diffusione della pace e alla promozione di alcune iniziative di accoglienza per i rifugiati ucraini. Strade di Pace, questa è l'iniziativa in programma domani alle 18 nel Salone Parrocchiale della Chiesa San Giuseppe ad Acireale, organizzata dal Coordinamento Acireale per la Pace. Un incontro diviso in due momenti, il primo dedicato alla tematica della pace e alle conseguenze della guerra in Ucraina, in cui interverrà Vincenzo Pezzino, rappresentante Pax Christi Catania, e il secondo, invece, nel corso del quale interverranno Don Orazio Tornabene, direttore della Caritas, e Palmina Fraschilla, assessore alle politiche sociali, che presenteranno alcune delle iniziative di accoglienza organizzate in favore dei rifugiati ucraini. Noi l'incontro di domani vogliamo puntarlo più sulla pace che sulla guerra, anche se la guerra ovviamente esiste ed è un problema gravissimo, però vorremmo fare una proposta di pace, soprattutto, perché ci sembra che costruire la pace sia un modo efficace di bloccare per quanto possibile, se non nelle trincee, quantomeno nel nostro modo di pensare, nel nostro impegno, bloccare la guerra. Ed è importante anche perché la guerra in Ucraina è un problema gravissimo sicuramente, ma pare, non so le cifre precise, ma credo che ci siano altre 49 guerre in tutto il mondo di cui si parla molto poco. Nella prima parte Enzo Pezzino, che è un esponente di Pax Christi di Catania, ci parlerà in modo più ampio della pace, della guerra, della non violenza, del nostro possibile impegno in questi ambiti. La seconda parte dell'incontro sarà sulla solidarietà, quindi avremo anche delle notizie pratiche che ci daranno il direttore della Caritas, padre Orazio Tornabene, e l'assessore Fraschilla, che ci diranno le recenti indicazioni, gli aggiornamenti sulle possibilità di accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina.
E di un'altra iniziativa mirata alla solidarietà è quella promossa dalla Cicatena Calcio Inerente, una raccolta di beni da destinare ai profughi ucraini e alle famiglie meno abbienti. Sport e scuole insieme per un unico scopo, aiutare chi in questo momento sta fuggendo dalla guerra in Ucraina. Un intento voluto e promosso dalla Cicatena Calcio e portato avanti insieme alla Proloquo a Cicatena, gli istituti scolastici del territorio, al quale hanno aderito anche le società calcistiche quali Gravina Calcio e Real Trinac. L'iniziativa presentata ieri pomeriggio al Polivalente prevede una raccolta di indumenti, generi alimentari e farmaci. La quinta domenica di Quaresima saranno distribuiti beni alimentari che in questo momento stiamo raccogliendo alla Proloco, al Polivalente tramite le società calcistiche e soprattutto tramite gli istituti scolastici, i quali hanno risposto positivamente, tutti e tre gli istituti scolastici del territorio, alla nostra richiesta. La merce potrà essere consegnata tutti i giorni dalle 9 alle 18 alla Polivalente e sarà donata sia ai profughi ucraini accolti già nelle strutture dell'Interland sia alle famiglie meno abbienti. In questa situazione è fondamentale il ruolo della Caritas diocesana, rappresentata ieri da Don Arturo Grasso. Possiamo fare rete per aiutare coloro che in questo momento hanno un bisogno effettivo, bisogno sia di beni di prima necessità, sia di beni alimentari. Tra gli istituti scolastici aderenti presenti ieri i dirigenti dell'Emanuele Rossi e l'istituto Scandurra, che nei prossimi giorni accoglierà un bambino ucraino che sarà aiutato da un mediatore linguistico. Ad approvare l'iniziativa anche l'amministrazione, con il sindaco Nello Oliveri e l'assessore alle politiche sociali Silvana Lizio. I nostri fratelli ucraini in questo momento hanno particolare bisogno ed è giusto aiutarli nel limite possibile, ma è vero che anche i nostri concittadini hanno di bisogno, vi sono delle famiglie che francamente hanno un grande disagio e per una questione anche di dignità personale non fanno vittimismo. Noi attraverso i nostri servizi sociali ne siamo a conoscenza e come è possibile e compatibilmente con le nostre disponibilità veniamo incontro a queste famiglie. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mandassero già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai?
Servizio civile, molte le adesioni ai progetti presentati dal Comune di Acireale. A breve i colloqui per i giovani partecipanti. Esprime soddisfazione l'assessore Mario Di Prima. Ad Acireale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione per l'impiego nei progetti collegati al Servizio Civile Universale. Sono state 139 le istanze presentate in tutto, 62 per il progetto Percorsi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico della città di Acireale, un progetto che prevede però l'impiego di soli 20 operatori, dei quali 5 saranno giovani con minori opportunità, che possono attestare l'appartenenza alla categoria delle difficoltà economiche. 77 istanze sono state presentate invece per il progetto dall'informazione alla partecipazione attiva, che prevede l'impiego di 38 operatori, di cui 10 saranno giovani con minori opportunità. Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale, è pubblicato il calendario dei colloqui con apposite sedi e orari. Successivamente, sempre sullo stesso sito, saranno pubblicati gli esiti. Un'adesione che ha superato ogni previsione, ha dichiarato l'assessore agli affari istituzionali Mario Di Prima, e questo lascia ben sperare per la buona riuscita di entrambi i due progetti presentati dalla nostra amministrazione comunale. La risposta è stata entusiastica da parte dei giovani, ha concluso, i quali hanno compreso che si tratta di un'opportunità non indifferente e tale da poterli agevolare sul fronte della crescita formativa e di eventuali sbocchi lavorativi per il futuro. Una delegazione di operatori sanitari dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, guidata dal dottor Giovanni Rapisarda, primario di medicina dello stesso nosocomio, verrà ricevuta domani mattina da Papa Francesco a Roma. Al pontefice verranno presentati i cosiddetti angeli del Covid, che nella fase più acuta della pandemia si sono adoperati a servizio della collettività, secondo le indicazioni del dottor Rapisarda, che ha diretto il settore specifico. Adesso lo sport, partiamo dal calcio. Domani turno infrasettimanale in Serie D, l'Acireale torna in campo dopo 24 giorni affrontando in trasferta il San Luca. Galoppa rapidamente verso una sempre più probabile sospensione il campionato di Serie D Girone I. Anche il prossimo turno sarà infatti monco di due partite, dato che saltano per Covid sia Rende Castrovillari che Troina Santa Maria Cilento. E con la finestra di giorno 6 già impegnata per i cilentani e quella del 20 aprile già occupata da Trapani Troina, l'ultima data utile per recuperare il match del rosso-blu sarebbe quella del 4 maggio, mercoledì precedente la penultima tornata. In attesa di capire che decisioni prenderà la Lega di Serie D, intanto si gioca la 30ª giornata regolare di campionato e finalmente, dopo 24 giorni, torna in campo anche da Acireale, scivolato causa ai due turni saltati per Covid dal secondo al quarto posto. Granata, attesi dal complicatissimo impegno in casa del San Luca, e per capire quanto sia difficile da affrontare l'11 calabrese basta chiedere al Paternò, che ci ha perso in casa appena due giorni fa, o alla capolista Gelbison, costretta al pareggio tra le mura amiche. Squadra talentuosa quella giallorossa, con gente come Pelle e Crucitti a garantire qualità ed esperienza lì davanti. Un po' meno solida dietro la squadra di Mister Canonico, come testimonia anche il 4-2 con cui uscì battuto dal comunale di Aci Sant'Antonio nella gara d'andata. Per De Sanzo non ci dovrebbero essere problemi di formazione. Forse per la prima volta in questa stagione, infatti, il tecnico ha i giocatori quasi tutti disponibili, tranne ovviamente il lungo degente Piccioni. Degli altri sicura l'assenza del solo De Pace, che deve ancora scontare la squalifica per somma di ammonizioni rimediate il 6 marzo contro il Troina. Quindi D'Alterio in porta, con Figliomenica, Dili e Mollica in difesa, Tumminelli a destra e ballottaggio tra Cottone e Todisco a sinistra sulle ali, a centrocampo Savanarola, Garetto e Lodi e davanti Russo e Ricciardo, con la speranza che la lunga sosta abbia consentito al Bomber di recuperare energie, più quelle mentali che quelle fisiche, dopo il penalty sbagliato nell'ultima partita disputata. Possibile alternativa a centrocampo, Correnti al posto di Lodi, qualora De Sanzo volesse tutelare il numero 10 da possibili infortuni, viste le condizioni indecenti del terreno di gioco di San Luca. Proprio le insidie del terreno di gioco, assieme alla carenza del ritmo partita, potrebbero essere due problemi ulteriori da affrontare per l'11 Granata per cercare di portare punti dalla Calabria. Calabria che fin qui in questa stagione ha portato bene all'11 di De Sanzo, che ha vinto su quasi tutti i campi calabresi, come Cittanova, Rende e Lamezia, tranne che a Castrovillari, dove comunque ha rimediato un 2-2
in rimonta. Arbitrerà il signor Rodigare di Bergamo, assistito da Aletta di Avellino e Marchese di Napoli, fischio d'inizio alle 15. In campo anche il Giarre, atteso dallo scontro diretto contro la San Cataldese al regionale. I gialloblu, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono riprendere il discorso interrotto prima della sosta, quando sembravano potersi tirare fuori dalla zona playout. Un successo contro la San Cataldese avrebbe un valore doppio, perché sarebbero punti centrati contro una diretta concorrente. Rientrano dalla squalifica Porcare e Cocimano per un Giarre al gran completo che proverà a sfruttare il fattore regionale. Nel resto della giornata partite trappola per le prime della classe. La Gelbison riceve il Sant'Agata, che dopo aver conquistato domenica scorsa il quinto posto vuole dimostrare di poterci stare. La Cavese rende visita al Portici e i derby campani sono sempre gare senza pronostico. Complicato anche il match casalingo della Lamezia contro un Paternò che vuole riprendersi il posto playoff, al momento soffiatogli da Sant'Agata. Il Cittanova Allicata si gioca le ultime cartucce per provare a inserirsi come terzo incomodo nella lotta per il quinto posto. In coda, oltre al derby di Giarre, punti salvezza in palio anche per il Biancavilla, che riceve il Trapani. E come avete sentito dal servizio, domani in campo anche Giarre e San Cataldese, una partita questa che sarà giocata a porte chiuse con inizio alle 15. A deciderlo la Lega Nazionale Dilettanti per effetto del provvedimento del giudice sportivo a carico della società Giarre. Rinviata invece Licata Cittanova per casi Covid in casa gialloblu. Dal calcio al basket, colpo di mercato per l'ACI Basket, ingaggiata la guardia lituana Simaitis, adesso lo sprint finale per salvare la Serie C Silver. ACI Basket all'attacco, l'obiettivo è la salvezza, ma si guarda anche in ottica futuro. A due giornate dalla fine della fase ad orologio del campionato di Serie C Silver, nella quale Granata hanno collezionato una vittoria e tre sconfitte, si tirano le somme di una stagione che si appresta ancora a regalare numerose emozioni, con due gare da giocare che potrebbero decretare i play-off o i play-out per la società del presidente Paolo Panebianco. Dopo la sconfitta di sabato scorso sul campo dei Ragusa, complice l'assenza di Berzins e Jankunas, la squadra tornerà oggi al lavoro per preparare la delicata partita di domenica in casa contro la Savio Messina. Lo farà con un nuovo acquisto dopo l'infortunio di Berzins, che probabilmente rimarrà fuori per le gare restanti. La società ha deciso di correre ai ripari ingaggiando la guardia lituana Domantas Simaitis, classe 94, che vanta numerose esperienze in C Gold. Mi piace la città, mi piace anche la temperatura che c'è qui. Ci sono molte chiese belle ed è tutto veramente bello. Dal punto di vista del gioco mi definisco un tiratore, ma so anche giocare con la palla. So difendere, insomma, posso fare tutto. Infine, invito tutti i nostri tifosi a sostenerci domenica. E sull'infortunio di Berzins abbiamo sentito lo stesso atleta che ci dice di aver già cominciato il recupero. Sono un po' arrabbiato per questo infortunio che è arrivato quasi alla fine della stagione. Non me l'aspettavo, come nessuno credo. Vediamo come starò e chissà se potrò giocare qualche partita prima della fine del campionato. Dipenderà dal recupero e dalla riabilitazione. Sono certo che ci salveremo. A Natale ero sicuro che avremmo giocato i playoff, poi abbiamo avuto un periodo no e può capitare. Adesso però dobbiamo continuare così e salvarci. Infine il presidente Paolo Panebianco, commentando il nuovo acquisto, rilancia anche in ottica futuro: il basket cireale andrà avanti con la propria attività. Purtroppo l'infortunio di Martins ci ha costretto a prendere un altro giocatore grosso modo con le stesse caratteristiche. Mi dicono che insomma, ha giocato sempre in C Gold, quindi insomma, dovrebbe essere un giocatore anche di categoria superiore. E questo facciamo chiaramente nell'ottica di salvarci, perché dopo lo splendido inizio di campionato, poi il Covid con la partita persa a Marsala 20-0 e poi con una serie di situazioni che ci porteranno a fare i play-out, avevamo bisogno di sostituire Martins per poter affrontare queste ultime quattro partite e portare a casa la salvezza. Per quanto riguarda invece le prospettive future,
Sicuramente questa mossa è chiaro che dà l'esatto indice che il basket acireale non smobilita, malgrado tutto quello che abbiamo dovuto patire in questi mesi, e rilancia perché questa situazione ha permesso dopo 40 anni di riallacciare i rapporti col San Luigi, per cui disponiamo di un impianto che, anche se non è il Palavolcan che ci spetterebbe di diritto come prima squadra di acireale di pallacanestro, e insieme al pattinaggio abbiamo oramai consolidato un terzetto di società che poi sono le più storiche dopo l'acireale calcio, sono le più storiche e che non finiranno la loro attività, anzi la incrementeranno una volta finito il Covid, e speriamo che ritorniamo ai livelli di ragazzini che avevamo prima. Quindi questo è un messaggio assolutamente chiaro: l'acquisto di Scimaintis per sostituire Martins, e soprattutto i programmi futuri che verranno ancora il basket acireale protagonista in questa città, che in questo momento certamente non sta favorendo il basket acireale. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Nuvoloso coperto al mattino, piogge in serata, le temperature andranno tra gli 8 e i 16 gradi, venti moderati, mare mosso. Per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.